Ecco Bayanzak, un sito per gli appassionati di paleontologia. Qui negli anni 20 il famoso esploratore americano Roy Chapman Andrews scoprì delle uova di dinosauro e delle ossa gigantesche. Da allora i musei di tutto il mondo sono pieni di ritrovamenti che arrivano da questo bellissimo sito. Roy Chapman Andrews diede il nome al Protoceratops Andrews, ritrovato in questo sito, a Bayanzak. Ma la cosa particolare di questo sito è una serie di situazioni che ci hanno permesso di capire molte cose sulla vita dei dinosauri. Hanno trovato un insieme di uova che sembrava un nido, con varie uova di diverse specie di dinosauri e insieme allo scheletro di un dinosauro con il becco a forma di pappagallo. Questo poi permise di capire che questo dinosauro si nutriva di rubando le uova ad altri nidi di dinosauri e diedero il nome appunto l'ovo raptus, appunto ladro di uova. Altra situazione particolare di questo sito: alcuni dinosauri sono stati seppelliti da una valanga o da una frana improvvisa e si sono immortalati in un'azione, appunto il Protoceratops insieme a un Velociraptor morti mentre combattevano, oppure una storia tenera di un dinosauro che per proteggere il nido con il proprio corpo si fece seppellire insieme a tutta la nidiata. Una cosa straordinaria del deserto del Gobi è incontrare un piccolo bosco con questi alberi sacri, i Sacsawal.